in inizio di azione è andata ad appressare alta e credo che questo sia un atteggiamento che Di Biagio ha chiesto molto. Riesce Paredes ad allargare verso Bustos, cross radente, Higuain non trova il pallone, la chiusura è stata di Florenzi. Lo scambio con Lanzini centralmente verso Lo Celso che prova a girarsi, trova Higuain, c'è un po' di spazio adesso ma il pressing forte che viene portato da parte dei giocatori azzurri mette in difficoltà Higuain, costretto ad allargare su Fazio che va all'inseguimento. Gli azzurri in pressing nella speranza di recuperare il pallone il più in alto possibile. Esattamente, l'Italia che sta cercando di pressare alto per creare difficoltà viste le partite precedenti dove le squadre avversarie pressando alto l'argentino con il fraseggio per poi verticalizzare. Lo fa però con palloni un po' alti e io credo che se si riuscisse, attenzione. Sbaglia adesso Immobile, il pallone regalato a Di Maria, Higuain nell'uno contro uno con Rugani, duello tra Juventini, alla meglio Rugani che mette il pallone fuori in calcio d'angolo, errore, inizio, ancora Paredes. Di Maria. In avanti verso Higuain che prova a girarsi, pallone che viene però intercettato da Verratti con l'aiuto di Jorginho. Il tocco con un braccio, Anna scomparso ieri, pallone recuperato dallo Celso, lo perde l'Italia, lo perde Insigne. C'è spazio per Higuain, prova a distendersi l'Argentina pericolosamente, ancora Higuain sbaglia il passaggio di ritorno su Lo Celso. Ne approfitta l'Italia che può... Da quella parte lì abbiamo lavorato meglio. A destra io vedo Chiesa che ha grande voglia di fare, si muove, crea spazi davanti ma... è stato servito poco e male. Calcio di punizione. Viene incontro Paredes. Argentina che in fase di impostazione, Gianni, intanto seguiamo questa azione di Insigne perché c'è spazio in avanti per Immobile, fermato però dal recupero a zero. Fazio, di nuovo Otamendi. Prova a smarcarsi Lanzini. Otamendi cerca la profondità per Higuain. Eccolo Lanzini. Lo attacca immediatamente Jorginho. Alla meglio Lanzini che va via, allarga sulla sinistra dove c'è Buffon. Colpo di testa che riesce a Fazio, altro colpo di testa questa volta di Paredes, poi Higuain, Di Maria, di nuovo verso Higuain, nello spazio Higuain e solo Higuain, la risposta di Buffon e poi quasi sulla linea di porta allontana Rugani. Altra Insigne che poteva diventare veramente molto pericoloso. Cabagero dimostra una grande abilità ancora una volta sul piano tecnico toccando il pallone delicatamente anche con il sinistro, poi Insigne riesce ad arpionare il pallone, lo affronta, recupero di Lo Celso, nessun compagno ha chiamato l'arrivo dell'avversario a Jorginho. Higuain lo affronta Rugani, il pallone in mezzo ancora per Lanzini che proverà a riscattarsi dopo il grave errore di poco fa a due passi dalla porta di Buffon, non è riuscito a indirizzare. In talune circostanze di fuorigioco come nel primo tempo quando l'assistente non alza la bandierina, la palla in favore della palla di chi poteva aver sfruttato il fuorigioco e invece non... A Fazio mentre viene abbozzata una ola sugli spalti, non c'è molto... pubblico, abbiamo detto circa 25.000 spettatori, si fa sentire, si riscalda in questa serata di Manchester. Higuain va ad allargare verso Bustos, in mezzo cerca Tagliafico, cerca altra grande opportunità per l'Italia, questa volta è stato servito con i tempi giusti Chiesa ed è stato pericolosissimo. Subito sull'altro fronte Higuain prova a lanciare Di Maria, ha chiuso benissimo la diagonale difensiva Florenzi e Celso, la Veronica di Verratti, il lancio in profondità intercettato da Biglia, si muove Higuain dalla parte opposta, arriva anche Perotti, lo vede Higuain che però pensa alla conclusione, murato dalla doppia opposizione di Jorginho e di Verratti. Riparte rapidamente l'Italia adesso con Immobile, sull'altro fronte Cutrone che cerca di gestire questo pallone, prova a mettere in movimento con un colpo di tacco Candreva, si salva la difesa dell'Argentina, Higuain, Banega, ancora verso Higuain, c'è un po' di spazio, adesso viene inseguito da Zappacosta, il lancio in profondità, lo scatto veloce in recupero però di De Sciglio. L'impianto dei tifosi dell'Inter però sta dimostrando invece che la qualità c'è e come, ritrovata al Siviglia. Centralmente Higuain è libero, Perotti dalla parte opposta, servito Perotti e solo davanti a Buffon, bravissimo Buffon che evita il 2-0 per l'Argentina. Movimento di De Sciglio, vorrebbe il pallone anche Cutrone, sempre Insigne, fermato però ancora una volta da Otamendi, adesso tanto spazio per il contropiede dell'Argentina, 3 contro 2. Higuain arriva a supporto anche Lanzini, da quest'altra parte c'è Pavon, eccolo Lanzini servito, prende la mira, la conclusione di Lanzini. Arriva il 2-0, 2-4 Gianni. Sì, un 4-2-4 molto offensivo, vediamo cosa riusciremo a portare a casa. Belotti recupera il pallone, poi Cristante, giocato centralmente verso Pellegrini, prova a ripartire l'Italia, più vantaggio argentino, tra l'altro si tratta adesso di molti ragazzi giovani
che sono in campo. Intanto intervento falloso di Candreva ai danni di Tagliafico, l'arbitro lascia correre perché il pallone è ancora tra i piedi dei giocatori dell'Argentina. Higuaín allarga verso Bustos, poi il movimento di Perotti.